ospite di benvenuto decorazioni con i colori del Vaticano, ad accoglierlo anche la banda musicale di Castelvenere e soprattutto il popolo dei fedeli, tutti raccolti dentro e fuori la chiesa di Santa Maria Assunta per accogliere il nuovo parroco di Faicchio, Don Filippo Figliola. A lasciare l'incarico Don Gaetano Ciaburri, che spontaneamente lo scorso mese di giugno ha chiesto il pensionamento al vescovo della diocesi Telese Cerreto Sant'Agata, Monsignor Michele De Rosa. È trascorso qualche mese prima che gli fosse concesso poi la conferma, con inoltre la nomina di canonico della cattedrale di Cerreto. A nome della comunità gli porgo tanti auguri di buon lavoro. Don Filippo è già conosciuto qui in comunità perché ha svolto tante attività in diocesi e ha avuto occasione di tenere incontri e contatti con i fedeli di questa parrocchia. Una comunità in festa, c'è anche la banda di Castelvenere, insomma un'accoglienza per una grandissima occasione. È senz'altro una presa di possesso, è la figura del pastore che viene osannata, non l'uomo, ma la dignità che ricopre. È bene che il popolo di Dio sia solidale e dimostri con gesti esterni una convinzione fortemente religiosa e pastorale. Prima della celebrazione il saluto dell'Azione Cattolica e dei due sindaci di Faicchio e Castelvenere, rispettivamente Nino Lombardi e Alessandro Di Santo. Già con la comunità di Castelvenere condividiamo l'istituto per il turismo e l'istituto alberghiero. Questo servirà a rafforzare ancora di più questo bel rapporto consolidato, non solo per la ricchezza religiosa, per la condivisione del parroco, ma sicuramente tra le due amministrazioni per promuovere anche il nostro territorio. Cosa si sente di dire a Don Filippo che lasciò la sua comunità? Beh, Don Filippo, non ti possiamo dimenticare, insomma, sei stato, per noi siamo cresciuti insieme, 26 anni sono tanti. Castelvenere non ti dimentica, ti fa tanti auguri e noi ti staremo sempre a fianco, se hai bisogno di noi ci stiamo. È un sacerdote vulcanico ed effervescente, così è stato definito da Sua Eccellenza Monsignor Michele De Rosa, ed effettivamente Don Filippo al suo primo saluto in parrocchia ha animato e fatto sorridere la platea. Un applauso, 1, 2, 3.